costa a costa, Adriatico Tirreno in bici in 3 tappe, si tratta della 3 giorni Bike Beach to Beach, una corsa per un totale di 363 km che toccherà anche Arezzo. La pedalata non competitiva e fuori strada attraverserà 5 province e 40 comuni d'Italia, partendo da Rimini il 14 sino ad arrivare a Grosseto il 16 settembre. Dunque, questa è nata come una cicloturistica non competitiva, chiaramente in fuori strada. Questo permette, lo spirito è quello che il ciclista che partecipa deve pedalare in tutta libertà, poter pedalare libero divertendosi nel percorso fuoristrada, ma attraversando una natura incontaminata senza il traffico. Cioè il pensiero deve essere di riuscire a praticare lo sport senza pensieri. Questo è importante perché si traversano percorsi in fuoristrada, che è la mia passione da sempre, fatta con qualunque mezzo, che vada dall'atletica al ciclismo o il fuoristrada automobilistico, siamo sempre in percorsi naturali. Questo è stato improntato sul fatto che il ciclista deve pensare a divertirsi, pedalare, praticare lo sport senza nessun pensiero, e per questo abbiamo garantito un'assistenza tecnica nel percorso che speriamo non serva mai, ma che comunque anche per la semplice foratura o il problema tecnico riuscire a far arrivare in fondo ad ogni tappa, in fondo al percorso, tutti i partecipanti senza doversi preoccupare di altro. La seconda tappa, Sansepolcro-Chianciano, è quella che interessa Arezzo. Superato Palazzo del Piero, i partecipanti boccheranno il tracciato della vecchia ferrovia della Val Tiberina all'altezza del Torrino ed ancora i sentieri sino a Gragnone, per arrivare così tramite le piste ciclabili nel cuore della città, Piazza Grande. Visto che gli aderenti e partecipanti arriveranno da diverse zone del nostro paese, sarà anche un modo per far conoscere Arezzo anche attraverso una pedalata.